c'è silenzio tra i rami della quercia, starnite che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina, oscene ma non sanno. Suona ancora la campana mia, sono in coppa a sta pelle, a sinfonia in un silenzio d'alba. Ma mi riporta mo, cuo primo sole, l'angoscia, e mi sentì soltanto mosso. Thank you.
e sento gli astemma o cielo, e sento l'aria che pugna sta carne, e sento gallo infame vicino a morte Cristo, come ricorda o tradimento.
Vogliamo sentire un attimo l'autrice. Per me la poesia è un'espressione dell'anima. Io scrivo di getto, è un linguaggio che, dell'anima. Come tutte le altre forme di arte, sono linguaggi che per me sono strumenti dell'anima. Perché, come diceva appunto Kandinsky, l'occhio è... No. Cioè, praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle molteplici corde dell'anima. Quindi, siccome sia come poetessa, come pittrice, anche come cantante, anche se... Come attrice. Vabbè, sto anche sperimentando l'arte drammatica. Cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia anima. Sì. E come poetessa scrivo già sin da bambina, avevo 10-11 anni, ed era un momento liberatorio. È l'anima che ad un certo punto entra in uno stato di trance, una forma mistica e che si esprime attraverso il linguaggio della scrittura, mentre per la pittura succede la stessa cosa, è un'esigenza dell'anima che si esprime attraverso la pittura, attraverso rispetto ad altre. Ma in realtà nel tempo tutta questa divisione non esiste. Tu sei la rappresentazione, non esiste una divisione. Non esiste una divisione. Sei un'artista completa. E come presidente delegata della Regione Lazio, della DILA, posso dire che il messaggio della DILA è quello di portare avanti il discorso della bellezza come espressività dei talenti. Dei talenti senza limiti di età, di nazionalità, di linguaggio stesso artistico. I molteplici talenti che si esprimono, come ben sappiamo, anche attraverso l'antologia che è scritta da numerosissimi poeti e artisti internazionali. No, avrà sì, una sua sì, sezione. Ma si viene che uno la mette proprio per avvalorare questo discorso. L'arte si avvale di linguaggi universali che superano qualsiasi barriera, vanno oltre qualsiasi pregiudizio razziale, culturale. E quindi è veramente uno strumento di pace di tutti i popoli e quindi non solo gli strumenti ma anche il messaggio che porta avanti l'antologia e l'associazione DILA del mondo è proprio quello di promuovere l'arte in tutti i suoi linguaggi e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore universale, perché no, assolutamente. A proposito tu hai un progetto, no? In questo sì, senso? Assolutamente sì. Infatti stiamo appunto con Chiara Pavoni, ha messo a disposizione questa sala bellissima dell'interno numero 4. Volevamo presentare i vari artisti. Sia pittori che poeti che musicisti o attori in questa sala con una scadenza quindicinale a partire da marzo e magari troviamo delle sinergie fra le arti sicuramente. E poi magari possiamo anche far conoscere monograficamente un pittore o un poeta o un attore sempre quindi, sotto l'ala di Bruno Mancini il nostro poeta, sì, lo chiamo io sì. Che ringraziamo immensamente perché ci ha dato la possibilità di essere qui, di conoscerci
è stato un grande piacere conoscere lei, che non conoscevo, quindi andrò a leggerlo assolutamente. Lei ti mancava un grande mi pezzo mancava, della vita. Sì, ma non solo lei, tutti voi. Io conosco qualcuno con cui ho collaborato, la Milena Petrarca con cui ho collaborato, la Milena Petrarca che è stata anche premiata di nuovo come premio 8 Terzo. Per la terza volta, ed è la presidente della Maglia Grecia Latina New York, con cui ho collaborato. Sono stata anche lei, la presidente. Lei è una delegata anche per New York, non viene eletta. Poi lei ci parlerà del suo impegno su questo premio eventualmente. E quindi questo nuovo anno 22, speriamo che sia un portatore di cose belle, di ripresa, di creatività e di diffusione di tutto il messaggio artistico portato avanti da Bruno Mancini con l'associazione Vita. Benissimo, allora un altro applauso per la Carto caramelle di uva passita, con sensazioni semplici e il fascino del brusio mi spinge lontano fino all'attimo che colsi, morbida, per lati di rugiada, forse le labbra, forse le bacche rosate al culmine dei semi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni turbolente e lo struscio di carta contorta mi spinge lontano fino ai giochi tra i muscoli, morbida in un taglio di luce, forse le dita, forse le labbra rosate al culmine dei sensi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni allucinanti e lo sfascio di stagnola stracciata mi spinge lontano fino al soffio spento, morbida, domani all'alba, forse una rete,
forse le dita rosate, attanagliate al corpo.